John Travolta. Ma vaffanculo. Ciro! Ciro! Ciao, ci vediamo stasera! Ciro! Più tardi mi telefono! Ma Travolta non ti aspetto più, capito? Ha ricevuto forte e chiaro, passo e chiudo. Ma mi vuoi dire perché sei arrivato in ritardo? Scusi, ma è vietato parlare al conducente. Stai calmo, papà. Ciro, quanto... quanto me lo valuti questo? Poco, cara, anzi, niente. Ma senti, questo qui invece? Quello non è molto originale, ma è già più piazzabile. Sabato sera alle 9 allo zen, d'accordo? Ah, che bello, ciao, grazie. Ma dove si sono cacciati? Flavio e Nino. Non lo so, sì, io. Fai favore, vai a vedere. Sì? Ciro, sei tu? Ciao, Leopoldo. Vendo i libri, cambio facoltà. Va bene, Leopoldo, cercherò di valutarli più che posso. Ma perché cambi ancora facoltà? Perché la statistica è come una donna in bikini, ti fa vedere quasi tutto, ma ti nasconde l'essenziale. E poi basta, mi sta facendo diventare... Ecco le chiavi, signor Ottone, buon grazie, pranzo. Grazie, ciao. Arrivederci. Salve, ragazzi. Ciro, tu, la saluto, signor Ottone. Senti, Nice, fai un buon pranzo e mangia molto che devi crescere, forte e robusta, eh? Ciao. Nice, senti, io non avrei degli impegni per accompagnarti a casa. Flavio, tu non sei uno che può accompagnare, te lo dico senza cattiveria, ma una donna con te non si sente protetta. Lo sapevo. Ciro! Ehi, Ciro, aspettami! Ciro, ascolta. Ciro, ti devo parlare assolutamente. Nice mi ha detto. Lo sai che cosa mi ha detto? Mi ha detto che Flavio, ma ti non avresti... Io ho finito tutti i soldi. Ma come? Ma se abbiamo preso la paga oggi? Finiti. Ma come finiti? Debiti. Ma quale debiti? Debiti d'amore. Hai scrociato 300.000 lire con le mignotte. Ma quali mignotte? Magari. Li hai spesi coi travestiti? Magari, 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 magari. Io l'ho sempre pensato che eri un po' strano. Lo conosci, il signor Goofy? Sei innamorato di lui? Ma cosa cazzo stai dicendo? Sei innamorato di Goofy adesso? Sì, lo conosco, signor Goofy. È quel tale a cui rifili a prezzi maggiorati tutte le merde che abbiamo sì, in libreria. Ma cioè, lui non è perché io sono lui. Lui sono... non essendo che... Ma che io... cazzo fai? Emetti suoni puri. Io... Coraggio, io... coraggio. Io sono come Nembo Kid. No, tu sei paranoico. Si je dois t'en parler, tu pas, pensez que je déconne pas, pas. Tu non te lo sei chiesto perché l'altro è andato via. Io no. Alloggio, ti buco il cranio. No, il cranio no. E non raccontarlo in giro, se no sono guai. Tre bicchieri d'acqua minerale. Tre. E col ghiaccio. Ghiaccio. Porta anche salviettini, hai capito? Oh, Birgitta! Vieni via. Dovete smettere di fare scherzi a smerdo chi. Ma cosa vi ha fatto? Oh, niente. È sempre così astioso. Sai che ti dico, bisognerà darsi da fare a convincerlo che le guance flosce non costituiscono un'inferiorità sociale. Capito? Prendi. Attento, Su alla letto. Dai, sbrigati. Lungo. Attento alla macchina. Sai che ti dico. Attivo. Tata. Papà. Ciao. Uno, due, tre. Ci provo. Non ci provo. Ecco, sì. Tiro. Canestro. Ferramenta. Pier Ferramenta 63. Sinudino. Sono tutti della tua stessa levatura, squadra. Termine in questo momento. Laureato. Ciro! Avete sentito quello che suonavo? Mi è parso in... Ciro, che novità ci sono? Me ne duole per voi. Io suono... Ciro, ci saranno novità! Cazzo, 200.000 lire a chi lo riporta? Wow! Nonna! Ciro, suono nonna! Nonna! Ciro, pretendo che tu mi dica quali novità ci sono. Qui dice, collare verde, la servo per la con inciso sopra il nome... Questo è un mazzarino e lui! Wow! 200.000 lire, 200.000, che culo! Tieni. Esigo una spiegazione. Chi è? Lo voglio sapere, capito? Quella sera far l'amore consolava solo una voglia accesa. L'indomani mi sentivo... Vattene via! Aspetti, io devo parlare... E va via! Ancora. Prego, fammi innamorare...
l'ultima mia, ti faccio diventare un hamburger. Giacinto, pezzo di cretino, fai accomodare il signore in salotto. Ben fatta. Varelli. Il suo nome non mi è nuovo. Alle volte suo padre non è nelle autostrade? Appalti stradali? Sì, certo, ecco, stradali comunali. Ma allora lei è figlio di uno dei conti Varelli. Varelli, sì, del ramo cadetto. Beh, ecco il suo assegno. Ma le pare, signora, non posso accettare ricompense. Non ho fatto altro che il mio dovere di gentiluomo. Grazie, Ciro. Posso chiamarla così, vero? Le pare, signora, ne sono sicuro. Salute. Ciao, sei Laura? Sono... Allora? Sono le... Io faccio le due, ma deve essersi fermato. Io sono Beatrice, e tu? Io sono Ciro. Come ti chiami? Beatrice. Così tu di quei tuoi amici. Perché non organizzi? Io, Rebecca, mia cugina, e due amiche da portare in giro. Sì, certo, come vuoi. I miei amici sono tutti nobili di prima scelta e molto richiesti. Farai bella figura con le tue amiche. Ti telefono dopo, eh? Ciao. Ciao. Oia! Pronto, chiunque tu sei, disturbi, chi sei? Sono Ciro. Leopoldo, ho bisogno di parlarti urgentemente, anzi ti avrei già dovuto parlare da due ore. Anzi, già avresti dovuto darmi la soluzione. Calma, calma, ma cosa fai, Ciro? Ti intrippi anche tu adesso, eh? Smettila di scherzare, sono in un guaio serio. Ah, ho capito, vuoi il nome di un buon ginecologo? Ma senti, che... adesso io sono impegnato in alcuni test, sto effettuando alcune perforazioni speciali, però. Vuoi che ti chiami? Sì, ecco. Ci vediamo stasera al locale. Sarebbe meglio, al locale, eh? Ciao! Finalmente! Adesso ragazzi riprendiamo dal punto interrotto. Posizione club sandwich, capito? Adesso io sto sotto però, eh! Benissimo, pronti? Oh, che culato! Leopoldo, ma noi non siamo quelli che saremo. D'accordo, noi non siamo quelli che saremo, ma siamo pur sempre quelli che siamo, giusto. No? È stato chiaro. Io questa deve essere la crisi d'identità. Ah, ecco Pippo. Andiamo su. Andiamo. Presto ragazzi, svegli che se ci vede Don Pietro mi spara! Ragazzi, dai, no! Allora, che le pare? Bene, siete molto bravi. Grazie, la ringrazio. Ma non si era parlato di stiraggio? Ma quale stiraggio? Ma guardi che è meraviglioso, dottore. Ma sappiamo che hanno lì che qua diventano le clame della presbitero. Ma quale presbitero? Io con sta acconciatura ho vinto un premio a Calacipè. Arrivederci, Franco, grazie. Vede, dottore, il barbiere come il medico, bisogna avere fiducia. Guardi che ci ho fatto una scultura. Lei praticamente adesso è uno stato. Io mi vergogno, uscì così. Hai capito? Dai, forza. Dottore, sì, ho capito. Ma stia tranquillo. Che vinceva. Guardi che sta una meraviglia. Io me ne intendo. Ho fatto i concorsi, ho fatto il primo. Sono arrivato prima a Calacipetta, sa? Ragazzi, allora, io entro, Voi mi aspettate qua. D'accordo? D'accordo. Dio fa che stasera mi dica di sì. Stronzo, è inutile che ti raccomandi tanto a Dio. Te l'ha dimostrata ampiamente che gli fai schifo. Se no non si spiega perché si sarebbe tanto incrudelito su di te. Pezzo di... Ricordatevi che siete dei nobili uomini. Vogliamo smetterla. Mi raccomando, io vado. Senti. Ricordati di dire che l'auto ha fatto i capricci. Mi raccomando. Così facciamo finta che si è rotta appena dietro la curva. E andremo col taxi. Così non correremo nessun rischio, d'accordo? D'accordo. Vado? Vai, io vai. Vado. Ciao. Sì, è l'unica cosa da fare. Pensi che già starà al commissariato da un'ora. Io lo conosco quello, è un tipo preciso. Ci siamo. Pronti? Sì. Sì, pronti. Carissimi, vi presento il conte Varelli e i suoi amici, tutti i valenti giocatori di polo. Stanno preparandosi. Questo è vuoto. Guarda che combinazione. Capita proprio a proposito, conte Varelli. Stavamo proprio litigando sul nome del capitano della nostra nazionale di polo. Lei ci potrà aiutare, conte Varelli. Senti, la nazionale. Io ci ho sempre sulla punta della lingua, certo. Oh, scusatevi, ho fatto paura. Ho dovuto tirare fuori la macchina del professore. Che macchina? El Merdeces. El Mer che? El Merdeces. Ah, il Mercedes. E perché io cosa ho detto? Merdeces.
E come si dice allora? Mercedes. Ah, ho capito, Merdece, saluto. Sì, vabbè, va. Senti, scusa, che tipo di Merdeces? Quello che si è comperato lui. Ciao, tesoro. Addio, caro. Mamma, noi siamo pronte, andiamo via. Ciao. Sì, cara, va bene, va bene. Noi dovremmo uscire con questi angeli. Leo, mi sembra di stare in un film. Quell'angelo mi ha sorriso. Allora, come ti sembra? Ma dove l'hai rimediato? L'altro giorno ho incontrato un altro uomo. Ma come? Ma allora, che ne dite? Sono un po' perplesso. Ragazzi, credo che sia proprio ora di andare, eh? Sì. Quella stronza di Donatella. Ehi, Varelli, sempre carino. È colpa mia se le stronzette mi stanno sulle palle. Donatella, io sarei libero, eh? Parisci tu. Che cazzo vuol dire? Ma no, perché ti fermi? Continua. Mi piace. Mi sento come un... Non lo so, tutti i brividini. Che fai, ti vergogni? Senti, pagliaccio, cerca di usare il buonsenso. Ci tieni proprio a perdere gli incisivi? Ma che cazzo vuoi? Hai un attacco di orecchioni, strapalle. Tu sei uno senza palle. E tu invece ce l'hai le palle. No! Ma no! Ma che sono la palle! Sta fermo! Finito! Leopoldo. Che cos'hai? Niente, proprio niente. Sarà. Sembravi il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Pianire becca. Non l'avevo mai fatto. Ehi! Varelli, ma che fai? Adesso mandi le pollastre a chiedere pietà. Ma di che pollastre parli, eh? Ma come? Non hai mandato lei a chiedermi di diventarti amico? Io non ho mandato nessuno. Senti, Ciro, io tu volevo... Tu cerca di stare zitta, per favore. E tu cerca di andare a fare in culo, caro smerdo Kid. Sono stato chiaro adesso? Perché sei una stronza. Ma tu non puoi andare con uno come lui. Ma non vedi che attrezzo che è? È molto meglio di quanto credi. E poi non dice cazzo ogni 5 secondi come te. E che male c'è a dire cazzo? Ehi, questa sera il bamboccio è cattivo. Se proprio vuoi farci vedere quanto sei duro, che ne dici di un giro a culo stretto? Ma adesso basta, io me ne vado. Taci, stai calma. Va bene, accetto. Su, andiamo. Ma che c'è? Niente, niente. No, è troppo squallido. C'hai ragione. Vuoi fare una capanna, non vanno più di moda. E che facciamo adesso? Ecco l'idea, una ruota. No, non me la posso permettere. E poi è troppo ingombrante. Sì, allora non c'è altra via d'uscita. Però forse una soluzione ci sarebbe. No! La mia casa mai! È aperto. Salve, ciao. Sai, io passavo di qui e così ho pensato di fare un salto. Visto che sei qui, perché non entri? Va bene, ma solo pochi minuti perché... Perché? Sei uno stronzo.